Ciao a tutti, eccoci ad una nuova puntata di Dillo a Telepavia. Io e Dillo stavamo dando un'occhiata alla pagina di Facebook di Telepavia e mentre facevo questo stavo pensando, certo che Facebook è diventata davvero una parte imprescindibile della nostra vita, certo c'è a chi piace, c'è a chi non piace, però in ogni caso sembra quasi indispensabile. E voi che cosa ne pensate? È davvero così? Beh, diciamo che da quando ho iniziato ad usarlo è diventata una mania, un'ossessione, perché non se ne può più fare a meno. È utile per magari reperire degli amici che sono persi in passato, magari persi i contatti, così li puoi ritrovare, diciamo. Sì, ho Facebook. Ecco, com'è il tuo rapporto con Facebook? Lo guardo ogni tanto, così non lo trovo utile particolarmente, nel senso, se hai bisogno di qualcuno lo contatti, ma non è che è spettegolo. Ho un bel rapporto con Facebook, proprio no, mi piace, ci navigo spesso. Uscite insieme, ti porta a cena? Sì, non sempre, ma ogni tanto. Lo odio. Come lo odi? Non mi piace. A parte il fatto che io odio la tecnologia in generale, poi comunque mi dà fastidio il fatto che tutti si possano fare i cavoli miei. Facebook non ce l'ho, lo ritengo diseducativo. Penso sia un modo di gossip, di farsi affari degli altri. E c'è internet per certe cose, vogliamo farci affari degli altri. Nel senso, direi che in questa epoca se tu ti vuoi fare qualunque affare pieno di siti di altre cose. Ci vivo su Facebook. Capito? Uè, Dillo, ma dimmi la verità, tu ce l'hai Facebook? Ah, ce l'ha, però non vi dà il contatto perché altrimenti andate a farvi gli affari suoi. Credo che sia un bellissimo mezzo di comunicazione e credo, cioè io lo vedo così. Poi vabbè, so che c'è anche dell'altro, però io ho un bel rapporto, nel senso che ci navigo così perché credo che sia un mezzo di comunicazione buonissimo. Ultimamente è esagerato Facebook perché si dice troppo, si fa troppo, si mette troppe cose pubbliche. Nel mio caso tutto privato, quindi... Io con un'amica abbiamo fatto un gruppo per chi mi odia come professore, abbiamo fatto apposta tutti gli alunni iscritti, dei dementi. Cioè, scusa, che senso ha? Proprio babbè, cioè... Beh, è una libera scelta farsi il proprio profilo su Facebook, quindi... Certo. Dici, una volta che l'hai fatto, sono fatti i tuoi. Sì, esatto. Io reputo che l'iscrizione, sotto un certo punto di anni non si può iscriversi e questo credo sia giusto, però volendo uno mette una data di nascita a caso e quindi va comunque. Questo qua non lo trovo giusto, infatti tipo mia sorella ha 13 anni e non la faccio iscrivere assolutissimamente a Facebook. Farsi i fatti degli altri alla fine a tanti piace e lo usano per quello, non è il mio caso. Ti aiuta a parlare con gli amici quando ti devi mettere d'accordo per uscire e anche a provarci con le ragazze. Molte volte le cose ce le si dice solo su Facebook. Conosco amici che sono stati mollati su Facebook, hanno scoperto che non sanno più il moroso perché solo da occupato con o qualcosa di questo tipo a libero. Insomma, non mi pare proprio bellissimo. Si fanno i fatti degli altri, quando non si hanno amici davvero si fanno gli amici su Facebook e... così. Non lo so, ma io preferisco il contatto diretto con le persone e non virtuale. Ciao, te ne puoi. Grazie, ciao. Ed eccoci qua anche per oggi a fine puntata. Insomma, abbiamo capito, questo Facebook fa parecchio parlare di sé. C'è a chi piace, c'è a chi non piace ed è giusto anche che sia così perché poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Certo, se possiamo darvi un messaggio, non c'è niente di meglio del contatto diretto con i vostri amici, con le vostre persone più care. Come me e Dillo, che dopo il lavoro ci piace sempre fermarci a prendere un bel aperitivo insieme. Anche per oggi è tutto, ma ricordate che Dillo a Telepavia rimane sempre a vostra disposizione per le vostre segnalazioni e tutto quello di cui vorrete parlare. Ma per oggi è tutto, l'appuntamento con Dillo a Telepavia è domani. Da Alessio e Dillo, cin cin, ciao!